Buongiorno, eccoci alla nostra video intervista promessa ieri sera durante la trasmissione Golden Goal per quanto riguarda il Nola e l'andata via dallo staff tecnico di Benito Montalto. Pronto Benito, buongiorno. Ciao Benito. Allora, dunque, in pratica si sono divise le strade tra te e Gaglione. Calcisticamente si sono divise, diciamo così, per ovvie ragioni. E comunque, ma io non sono rimasto sempre in rapporti così, ma ho preferito, diciamo così, rimanere a casa perché purtroppo le cose lì molteplici, non è che diciamo così, erano favorevoli oppure diciamo c'erano possibilità o volontà di poterle cambiare ormai. Cioè Certo. la mia presenza, il mio lavoro, cioè io non ho fatto altro che una presenza già nella trasmissione che abbiamo fatto qualche settimana fa, Sì. lo dissi che era poco, che stavo lì, volevo rendermi conto di tutte le situazioni, sia diciamo così sportiva che altro. E poi naturalmente avrei potuto parlare o meno, ecco perché anche tu gentilmente come al solito mi stai intervistando, naturalmente sono pronto a rispondere alle tue domande, se ne hai sicuramente da fare, appunto per spiegare questa situazione che non è una situazione molto allegra. Ho capito, in pratica diciamo che c'è una crisi tecnica o no? Perché c'è in definitiva la squadra sulla carta non è Ma vedi, è male, una crisi generale, perché non è solo una crisi, diciamo così. Allora, particolarmente tu sai bene che ci sono due parti, la parte nolana e la parte gaglione, no? eh? Sì. Che al 50%, nella parte nolana viene rappresentata dal dottor Delle Tolle e da Marcello, un altro team manager che diciamo così che controllano questa parte. La parte invece Gaglione era Gaglione che la diciamo così la rappresentava lui, essendo pure titolare del titolo e di tutto quanto presidente. E io diciamo ho fatto tappa, perché devo chiamarla così, tappa a Nola, proprio appunto perché con Gaglione rimanemmo d'accordo in questa maniera di vedere questa un poco, perché le cose non sono andate molto bene, effettivamente non erano come erano alla vigilia, ma in genere di tutto, diciamo così, diremmo tecnico, finanziario, amministrativo, comportamentale, non lo so, guarda, ti dico sinceramente, no, ho visto delle carenze, delle situazioni che nel calcio si incontrano poche volte. Non voglio sparlare, per carità, ti posso dire una cosa grande e positiva, gli ultras che mi hanno molto meravigliato, che quando la squadra perse in casa con la Casertana, ha voluto la squadra vicino alla rete, li hanno applauditi, li hanno incoraggiati, è veramente eccezionale, anzi, ti dico, forse direi che la cosa migliore, l'unica positiva è stata proprio questo, almeno fino adesso di Nola. Perché purtroppo tu lo sai che la classifica parla chiara e parla da sé. E la squadra, diciamo così, non sta dando quello che uno si aspettava. E il lavoro stanno cercando di lavorare tutti, ognuno cerca di fare il suo, ma sempre, diciamo, ci sono delle carenze strutturali, delle carenze proprio che, come dirti, io non conoscevo la prima squadra quando l'allenatore era liquidato, non conoscevo la composizione, so che hanno cambiato molto, cioè questa squadra di adesso, per me, volendola valutare, non credo che dovrebbe stare
un attacco che, diciamo così, il buon Giulio, sinceramente, è un elemento che avrebbe bisogno di essere coadiuvato di più lì in avanti per poter esprimere tutte le sue potenzialità, e trovarsi lì è una cosa proprio stranissima, ti dico strana, strana. E io non voglio dare la colpa a una persona o a qualcosa, però quello che mi ha molto, diciamo così, è che non ci sono stati dei movimenti di cambiare questa situazione. Ognuno cercava di lavorava sempre alla stessa maniera, sempre alla stessa cosa, sempre così. Poi ti voglio dire un'altra cosa, una cosa che mi ha fatto veramente molto, ma molto meravigliare. Cioè, il maggior dirigente, diciamo così, non so, il direttore che stimo, non è che io non ho litigato, non ho avuto discussione con niente e con nessuno, però devo dirlo, questo qui è un fatto negativo al 100%, che tu magari alla perdita di una partita con la Casertana fai un'esposizione, cioè una dichiarazione al giornale contro qualche giocatore della prima squadra, parlandone in una maniera disastrosa, diciamo così, cosa che mi ha molto colpito negativamente, perché una squadra quando si trova in quelle condizioni moralmente, almeno per quello che ho sempre nella mia vita ho incontrato, non è la prima volta che ci sia stato, uno lavora per cercare di tirarle su innanzitutto moralmente, poi diciamo che tutto il resto viene da sé, ma non si butta, non si può tirare una squadra moralmente se tu fai delle accuse pesantissime. Questo è stato fuori luogo proprio completamente. E poi lì vedi anche, non ho visto una squadra proprio ben completa in campo, in quanto c'erano delle carenze al centrocampo, c'erano delle carenze in difesa, delle carenze anche all'attacco, perciò la squadra, diciamo così, non è stata fatta proprio per un campionato non da vincente, ma per poteva con un paio di innesti indovinati, e poi diciamo così sarebbe stata un'altra forza. Sono sicuro che avrebbe superato quanto più possibile, doveva combattere solo per i playoff, non dico per vincere il campionato. Certo, io mi chiedo scusa a chi ci sta vedendo, perché ci sono mancato per una quarantina di secondi. Sul video però no, tu perfettamente però ti ascoltavo, non ti preoccupare. Ho capito. Senti, no, io dico questo che sto dicendo, le mie non sono, se sono delle, delle ovviamente tu la partita che fanno male. Certo, tu la partita anche a me parlando in questa maniera, ma non ne parlo nel senso, diciamo così, accusatorio o meno, però la gente, non so, Gaglione è un presidente di grande esperienza. Io ti dico questo, guarda, Gaglione sinceramente sta facendo moltissimo, fa quello che può e quello che ha potuto. Poi c'è stato, diciamo così, anche questo distacco deciso da me e Gaglione, che io mi stessi a casa, ti parlo con franchezza, è dovuto pure dal fatto dall'altro lato che evidentemente qualcuno aveva paura che io mi sedesse su una sedia già occupata, cosa che non era nelle mie intenzioni, diciamo così, le mie erano quelle solo di vedere dopo tanti anni di calcio, penso che l'occhio è ancora buono, non è cieco, di vedere certe situazioni e poi magari relazionarle al presidente, cioè fare magari sederci, confrontarci e se era possibile dare con la mia esperienza di tantissimi anni, perché non sono un ragazzino, di poter dare qualche indicazione. Certo. E invece questo non c'è stato, perché te l'ho detto improvvisamente, tutto ciò che sembrava sereno col sole inizialmente si è rabbuito
è venuto il buio subito. Per rabbuiato, dai. Sì, rabbuiato, diciamo. Senti. E questo mi ha molto, mi sono molto dispiaciuto, perché persone che culturalmente, diciamo così, anche sia calcisticamente che diciamo come nella vita quotidiana, ci si comporta in una maniera, diciamo così, un poco più, cioè non affrontare ciò che effettivamente ecco. E ti dico un'altra cosa, anche lì la questione Amber, diciamo così, non era delle più quotate. E anche lì ci stavano, diciamo, io ho visto fare allenamenti, ma onestamente avevano uno staff, diciamo così, tecnico, di preparatore, cose attorno all'allenatore, che ti dico, la squadra era ben preparata, era, diciamo così, seguiva bene, ed erano pure dal lato atletico stavano bene, però quello che mancava molto a questa squadra era convinzione, era un gioco che si provava magari in settimana, alla domenica era tutto il contrario. E poi anche guarda, quando una squadra viene quasi mezza abbandonata, perché io so che Gaglione ha mantenuto le sue promesse tutti, una certa, per carità, non voglio parlare di Nola, che ce l'ho, diciamo così, con molto rispetto, la ricordo tutto quanto. Nola era per me, di quei tempi, parliamo proprio di Bunzo, di Taurisano, di anni fa, insomma, dai. Gente veramente che oggi, certo, nominarli oggi e metterli in campo adesso significa proprio buttare il calcio dalla finestra, proprio. Certo, senti, comunque tu praticamente tu domenica la partita col Civitavecchia non l'hai vista? No, non l'ho vista, perché io aspettavo di vedere questa partita, di incontrarci questa settimana, proprio oggi, magari martedì, a fare una riunione tutti quanti insieme, cioè questi dirigenti, che poi alla fine eravamo quattro, potevamo essere io, Gaglione, non solo allenatore, i due dirigenti, il direttore generale, il team manager, per poter esprimere, volevo appunto esprimere tutte le mie, diciamo così, le carenze che io ho notato. Forse io non voglio dire di avere ragione al 100%, ma ti posso assicurare che all'80% penso di aver visto bene. E così non va, così non può andare, perché ti dico sinceramente, no, una squadra, guarda, i ragazzi hanno cercato di dare del suo, cioè io non piglio un colpevole o meno, però io dico questo, che una cosa quando si fa bisogna che tutti quanti si stringono attorno nei momenti più difficili, e non che quando vince uno si impettorisce o sta prima e dice vinco io e gli altri no. O quando perde, ci perdi tu e io no. Bisogna pigliarsi le responsabilità. Le responsabilità ce ne stanno parecchi, e parecchi dovevano prendersi. Io, guarda, non ce l'ho con nessuno. Forse ho la cattiva abitudine di dire ciò che vedo o quello che penso che sia. Non è che forse mi sbaglierò, non lo so. Sarà il campo, saranno le persone a dirlo meno. Però io sinceramente ho notato molta negatività. La cosa principale che mi ha molto molto sorpreso, gli ultras sono l'hai molto, detto, l'hai detto. Lo sai, veramente sono attaccatissimi alla squadra, e vedevano, diciamo, su un futuro del Nola, e che pure i ragazzi, guarda, li vedevo giornalmente, sai, presenti o meno, e seguivano la squadra, ma non li ho mai sentire dire qualcosa contro qualche giocatore o contro la squadra. È un fatto unico, direi, perciò per me sugli ultras è stato veramente un grosso piacere vedere questo qui, anzi li prendo e li metto ad esempio, anche se domenica scorsa hanno fatto diciamo di una mancanza, ma più che la colpa sua è stata di quegli abiti di Caserta, che loro sapevano che gli casertani non potevano venire a vedere la partita,
invece si sono presentate lì come Caserta, che l'hanno sentito Caserta, e così li hanno un pochettino malmenati. E questa è ieri, l'altro ieri la partita è stata fatta a porte Va chiuse. bene, io ho il tempo a disposizione è scaduto, ti ringrazio. Sei stato molto chiaro. Io faccio un grossissimo auguri al Nola che si salvasse pienamente, che le mie parole non vengono capite male, debbono essere capite, perché sono veramente rammaricato in quanto, diciamo, anche se sono stati 20 giorni, sono stati 20 giorni di affetto e di rispetto. Ok, devo salutare.